Eccoci studio e ben ritrovati all'appuntamento consueto del venerdì di Buona Sanità. Oggi continueremo a parlare di sanità privata. Circa un mese fa io vi avevo parlato della chiusura di Villa Russo, una casa di cura accreditata che si trova nella zona nord di Napoli che ospitava circa 500 posti letto. Ahimè, questa struttura purtroppo è stata chiusa e c'è un decreto della Regione Campania che stabilisce l'assorbimento di volumi di prestazioni di questa struttura e la cosa importante è del personale che verrà ricollocato in altre case di cura che vinceranno questo famoso bando che è prescritto. In studio con me a parlare di questo c'è Massimo Imparato, che è un dirigente della CISL Campania. Io ti ringrazio per essere CISL di Napoli. venuto, CISL di Napoli. Grazie per essere Grazie a qui in voi di avermi studio. invitato. Rosario Concordia, mio amico storico, nonché coordinatore del gruppo di lavoro di Villa Russo. Ha condotto tantissime battaglie, è già stato consigliere comunale più volte al Comune di Napoli, è stato assessore, mi pare, a Procida, insomma una persona di alto profilo per poter parlare di questo tema. Io Grazie di avermi invitato. prima di voler introdurre il tema ho voluto ascoltare il senatore Calabrò sul sistema sanitario campano e sul pubblico e sul privato. Vi mando uno stralcio sulla sanità privata. Chiedo alla regia di mandare il contributo. Parliamo anche un po' di sanità privata. La sanità privata, cioè bisogna fare un ragionamento se questa sanità privata serve, se potrà avere un ruolo da protagonista o deve essere sempre una costola della sanità pubblica. Allora, io sono convinto che la sanità privata ha un ruolo fondamentale. Anche perché, mi scusi se la interrompo, comunque circa le transazioni attuali che vengono fatte in regione vengono coperte da centri accreditati che svolgono E un ruolo. senza considerare che peraltro in alcune discipline è il 90%, mi riferisco La alla dialisi, dialisi, sì. molto alla riabilitazione, cioè discipline dove il privato sopperisce quasi totalmente alla mancanza dell'attività nel pubblico. Privato convalidato o pubblico sono funzioni pubbliche, cioè io cittadino non devo essere discriminato per andare in una struttura pubblica piuttosto che in una struttura privata accreditata. Quindi devo avere la possibilità di andare all'uno o all'altra parte. Che poi lì ci sia un finanziamento privato che mette su la struttura non mi cambia nulla, se sono dei servizi di ordine pubblico. Ripeto, hanno una funzione importante. E penso che non è un servizio suppletivo, è un servizio integrativo al sistema pubblico. Non sono convinto che il sistema privato assoluto, come in alcuni paesi tipo gli Stati Uniti, sia la soluzione ideale, come non sono convinto che il sistema pubblico assoluto, come era in alcune realtà, soprattutto nel mondo orientale, fossero il sistema ideale. Penso che ogni regione, ogni storia deve avere le sue forme di adattamento e credo la compartecipazione, grosso modo nei numeri attuali del 70 e del 30 tra pubblico e privato che Possa abbiamo in essere una regione, sia percentuale. una percentuale nella nostra realtà molto adeguata. Ecco, io vorrei spendere anche qualcosa due parole sulle problematiche dei fondi. La sanità Dei? dei fondi. Tu vedo dei funghi qui, cioè. Io volevo capire questo. Il buco è dovuto a una cattiva gestione o al fatto che oggi un cittadino percepisce una rendita pro capite inferiore alle regioni del nord? C'è stata È cattiva gestione o difficile c'è dare una. stata cattiva gestione e. Allora, dipende da più fattori. C'è sicuramente uno spreco di risorse che dipende da una disorganizzazione, da una cattiva educazione del cittadino che ripete molto spesso le indagini e gli esami dove non è necessario, e da uno spreco di risorse che è legato all'utilizzo talvolta di strutture sanitarie per qualche cosa che non fosse correttamente e direttamente rispondente. Questa è l'uscita della spesa sanitaria che può essere stata esagerata in alcuni momenti, erroneamente esagerata. Però un bilancio è fatto dalle uscite e fatto dalle entrate. Certo. La Regione Campania percepisce ormai da troppi anni un riparto del fondo sanitario, cioè una quota sanitaria dedicata dallo Stato alla Regione Campania, che
che è basata su criteri che penalizzano la Regione Campania. Noi riceviamo molto anche di meno. Superati, se vogliamo essere totalmente, solo. Noi riceviamo molto di meno rispetto a, in percentuale, a una Lombardia, un Veneto, una Toscana o un'Emilia. Allora è proprio per questo che noi stiamo spingendo molto perché i criteri vengono rivisti. Oggi il criterio è solamente l'età della popolazione. Più sei anziano, più puoi ricevere perché spendi di più. È vero, ma ci sono altri criteri. Noi siamo una popolazione giovane, quindi riceviamo meno. Ma abbiamo, siamo in una situazione socio-economicamente debole. È un soggetto che ha una situazione di vivibilità in una casa magari malsana, un soggetto che ha un ridotto livello culturale, un soggetto che ha una serie di altre problematiche, ha maggiori patologie e maggiori esigenze di spesa sanitaria. Quindi chiediamo più fondi correttamente dal sistema sanitario nazionale e stiamo cercando in tutti i modi di ridurre invece quello che dicevamo spreco. Ecco, ritorniamo in studio. Allora, Massimo Imparato. Parliamo, Rosario, mi perdonerai, inizio da Massimo Imparato. Il senatore Calabro parla di un ruolo da protagonista della sanità privata. Villa Russo lo espletava, un ruolo da protagonista. Che cosa è successo? Villa Russo l'è stato, sì. Villa Russo, come sanno tutti, si occupava della lunga degenza e noi dobbiamo insomma, fare un calcolo che la lunga degenza in Campania ha 42 posti letto ogni 100.000 abitanti, con una media nazionale di 1.900 posti letto ogni 100.000 abitanti, quindi c'è un gap rispetto a questa patologia e rispetto a questa assistenza che è enorme. Villa Russo in questo settore Villa Russo possiamo dire, anzi potevamo dire purtroppo ai noi, che era un baluardo rispetto a questo dato, che purtroppo per una cattiva gestione da parte degli imprenditori purtroppo è stata chiusa. È stata chiusa dalla magistratura perché, come sanno tutti, si sono succeduti una serie di imprenditori, la società venne messa in liquidazione nel 2009, liquidazione volontaria nel luglio del 2009, e da allora insomma, l'azienda è andata sempre più insomma, cassa in dissesso. Non sono serviti gli sforzi che il sindacato ha messo in campo, il sindacato con il movimento dei lavoratori e con Rosario che è stato uno che ci è stato sempre vicino, che ha determinato pure certi passaggi che adesso noi possiamo discutere del salvataggio dei lavoratori. Non è servito tutto lo sforzo perché in effetti la società non c'era più, c'erano solo un enorme debito della società perché possiamo dire, lo diciamo, chi ha amministrato l'azienda non ha fatto l'interesse dell'azienda, ha fatto probabilmente, qua ci sono indagini della magistratura, probabilmente avrà fatto gli interessi propri, e poi non curandosi né dei livelli assistenziali né dei livelli occupazionali. Una battaglia che abbiamo fatto noi, abbiamo i lavoratori, tenevamo i lavoratori, eppure i livelli assistenziali, insomma con il fango che gli trapassava la testa. Abbiamo incominciato una lunga battaglia, abbiamo incominciato a spalare fango e a cacciare le persone da questo fango. Oggi possiamo si dire è protratta che, diciamo, anche per vario tempo, insomma qualche anno credo. Sì. È dal luglio del 2009 che è iniziata questa battaglia. Poi abbiamo avuto sul nostro cammino un liquidatore bislacco e lo abbiamo trattato definendolo bislacco. Che questo in effetti nel luglio del 2010 gli arrivano dei fondi della Regione Campania che servivano a pagare i lavoratori. Bene, questa una volta andato questi fondi trasferiti questi fondi sul conto corrente dell'azienda,
praticamente questo liquidatore fa degli assegni per pagare le spettanze dei lavoratori che vantavano ormai 10 mesi, quindi gli venivano pagati 2 mesi rispetto a 10. Bene, fa questi assegni, i lavoratori vanno in banca, 270 lavoratori riescono ad incassare questi assegni e 35-40 lavoratori gli torna indietro il titolo. Allora, sentiamo Concordia, poi ritorniamo a lei. Che cosa è successo? I lavoratori di fatto sono mesi che non lavorano, sono mesi che non hanno percepito lo stipendio. Che cosa è accaduto e quale soprattutto sarà lo scenario che si potrà verificare nei prossimi mesi? Diceva bene imparato prima, io credo che effettivamente questa sia stata una situazione tragica sotto ogni profilo, però affrontata in maniera determinante, con molta determinazione da parte dei sindacati aziendali, e devo dire Massimo ne è stata una delle espressioni di picco, tanto che proprio per l'attività che ha svolto a Villa Russo, la CISL ha inteso anche premiarlo portandolo in segreteria provinciale e comunque anche gli altri del aziendale hanno avuto modo di dare il giusto supporto rispetto a tutta la battaglia. Che cosa è accaduto sostanzialmente? È accaduto come diceva imparato che le situazioni si sono succedute. Da un lato gli amministratori ordinari in passato praticamente si sono comportati in maniera tale da sostanzialmente portare al fallimento l'azienda. I commissari liquidatori che si sono succeduti non hanno fatto nulla, perché anche su questo ci sarebbe da fare. Questa è una battaglia effettivamente dei lavoratori e del sindacato che in molte occasioni hanno dovuto da soli, senza nessuna istituzione di supporto. Io oggi in questa trasmissione sentivo il senatore Calabro, che ha fatto anche l'assessore in regione, e parlava del ruolo anche della sanità privata di supporto all'interno di questa macchina della sanità complessiva. Diceva una cosa giustissima. È complessa. Diceva una cosa giustissima. Pubblico-privato, un dato comune è quello che svolgono un servizio pubblico, entrambi. Sì, sì. Però il problema serio, io mi chiedo, e facendo una considerazione su quello che sosteneva il senatore Calabro, che è il consigliere per la sanità del presidente Caldoro, se questo è vero e ci sono delle professionalità anche nel settore privato, specialmente in alcuni ambiti, come l'ambito che praticamente affrontava Villa Russo come patologia, diceva bene imparato, che erano le lungodegenze, dove il rapporto che riguarda la regione Campania è a dir poco limitato, se non addirittura scandaloso, sul piano della possibilità oggi di un anziano di avere cure adeguate. Il problema serio però mi chiedo perché noi a questo punto, ecco, lo rivolgerei anche a Massimo, in che senso, non le rubo il messaggio, dico, se noi riflettiamo quello che abbiamo dovuto fare nel giro di questo anno e mezzo, due anni, per far capire alla regione che Villa Russo era una realtà di cui non si poteva fare almeno riguarda le maestranze, per quanto riguarda i lavoratori che praticamente prestavano la loro opera, perché si riferiva proprio ed esclusivamente a un tipo di patologie particolari dove in Regione Campania quasi nessuno dà quel tipo di assistenza. Io se le elencherei, praticamente ti elencherei, caro Salvatore, tra l'altro siamo amici, lo dicevo, io me ne onoro sempre, le battaglie che abbiamo dovuto, molte ne sei a conoscenza, le battaglie che abbiamo dovuto fare in molte occasioni solamente per farci ricevere dai centri di potere regionali e per poter far capire, perché io dico una cosa, che il Davi poc'anzi, rispetto al quale praticamente si avrà questa possibilità, speriamo quanto più in fretta possibile e speriamo cercando al massimo di togliere la burocrazia che in molte occasioni frena le cose, non dà il giusto supporto, perché ogni giorno c'è un problema, ogni giorno poi ci penserà Massimo al limite tecnicamente a spiegare anche queste cose, ma io mi pongo un problema, ma possibile mai che noi per far capire fondamentalmente che eravamo vitali in questo sistema pubblico-privato
praticamente da un anno e mezzo con lavoratori che per 10 mesi non hanno avuto gli stipendi. Abbiamo dovuto fare manifestazioni, praticamente anche in molte occasioni dando problemi all'ordine pubblico, ma in questa città purtroppo si verifica anche questo, che soggetti professionisti, perché ritengo che gli amici, insomma, che lavorano, i lavoratori che stanno all'interno di questo contesto sanitario certamente non possono essere paragonati ad altre realtà, tutte rispettabili, disoccupati o organizzati, tutti rispettabili, però per la maggior di Dio parliamo di professionisti che hanno dovuto con il camice addosso, noi abbiamo 10 denunciati dalle forze dell'ordine, perché oggettivamente bisogna fare una valutazione e giustificare quei lavoratori che dopo 10 mesi di mancati stipendi sono scesi in piazza per dire: beh, se non moriamo in una maniera, poi praticamente fateci che il sistema. Allora, ecco, io credo che alla fine ci dobbiamo rendere conto noi tutti che rispetto alle cose che diceva proprio Calabro, è indispensabile che al più presto si velocizzi questo iter procedurale rispetto al decreto commissariale per la ricollocazione dei posti letto e per la ricollocazione dei dipendenti, e al più presto si riesce quindi a dare quel servizio di cui parlava il senatore Calabro, che noi vantiamo che sia per quanto di aver espletato come servizio pubblico, ma proprio perché era un servizio pubblico crediamo che ci sia stata la piena coscienza nel momento in cui si è fatto il decreto che è un servizio utile e funzionale. Quindi l'istituzione regionale dovrebbe rapidizzare, io su questo so che ci sarai di valido alleato, come ci sei stato sempre come valido alleato, dovrebbe rapidizzare nel momento in cui il consigliere del presidente sostiene che svolgiamo un servizio pubblico, cosa che lo è, quindi essendo anche nella sanità privata, noi auspichiamo che si rapidizzi al più presto il percorso, perché non si possono tenere dei professionisti della sanità, insomma, ibernati, certo, aspettando i tempi, certo, della burocrazia. Certo, certo, certo. Parliamo di professionalità. Si è sempre condotta una battaglia in Campania per far sì che i medici restassero qui in Campania, perché ahimè ancora troppi professionisti vanno fuori dalla Campania. Io ne parlavo anche con la scorsa puntata con Corrado Gabriele, che è stato assessore proprio al lavoro, e dicevo: i professionisti che vanno fuori dalla Campania non sono professionisti che scelgono di andare fuori, non hanno le prospettive per rimanere in Campania, per cui sono costretti ad emigrare per trovare un lavoro. E ci sono ancora troppe professionalità. In questo caso c'erano migliaia di operatori che erano specializzati in questo settore, che oggi, ahimè, stanno senza far niente. Purtroppo è così. Però io farei un passo indietro. Che quando noi abbiamo avuto la certezza, perché insomma, vedendo il dissesto dell'azienda, diciamo quando c'è stato il decreto di chiusura. Prima. Noi abbiamo iniziato come CISL. Io ti chiedo di essere veloce, sai, i tempi, sì, televisivi. Altrimenti abbiamo, non riusciamo a far capire. All'interno nostro, come Federazione di Napoli, abbiamo iniziato come CISL, abbiamo iniziato una riflessione su Villa Russo prima ancora che venisse messa in liquidazione, quindi ancora prima del luglio 2009. Perché insomma l'azienda lamentava sempre che praticamente c'era un buco aziendale, quindi un buco nelle risorse dell'azienda. Quindi incominciamo già da allora. Che peraltro, bisogna chiarirlo, era un buco dovuto al fatto che la regione non pagava ciò che gli spettava a Villa Russo. Per certamente. Cui, quando andiamo a dire sì, Villa Russo è stata chiusa perché non sono stati fatti i lavori strutturali, l'imprenditore ha gestito male, ammesso che abbia gestito male, perché non aveva il cash per poter fare l'azienda, non aveva il cash per poter pagare i dipendenti, non aveva il cash per fare i lavori strutturali. Questo va detto. Anche questo è vero, anche questo è vero. E come questo imprenditore di Villa Russo, ce ne sono ancora tantissimi che sono in grosse difficoltà, tantissimi imprenditori di strutture private sul territorio, strutture convenzionate, e bisogna far capire che il convenzionato è una pubblico a tutti gli effetti, cioè i pazienti che si recano nelle strutture convenzionate hanno un servizio pubblico a tutti gli effetti. È non così. So se rendo lei, l'idea. Lei ovviamente dice una cosa giusta, è condivisa sicuramente da me, chi non può condividere questa cosa? Però ovviamente in questo caso, noi parliamo del caso specifico di Villa Russo, c'è stata una cattiva gestione, lo dico io che ci stavo in azienda.
che praticamente noi abbiamo iniziato una discussione, una riflessione fra di noi in federazione ci faceva riflettere come mettere in campo, perché visto che la nave stava affondando, noi dovevamo mettere in campo un'azione per salvare chi trasportava la nave, in questo caso i lavoratori. No. Abbiamo iniziato a fare una riflessione, abbiamo messo in campo con lavoro tutti i giorni, lavorando con la struttura del subcommissario Zuccatelli, a trovare un piano per salvare questi livelli assistenziali e occupazionali. Ebbene, si è arrivato a questo decreto di ripartizione dei posti letto con il personale in altre strutture private. Che devo dire è anche una cosa, come dire, fantascientifica, perché non, ancora in Italia non è mai accaduta una cosa del genere. Infatti. Quindi bisogna dare atto qualora questo decreto fosse, diciamo, messo in atto il prima possibile. Perché parliamoci chiari, qua i lavoratori stanno senza lavorare, cioè questi lavoratori al momento non stanno percependo gli stipendi. Assolutamente. Cioè, i lavoratori sono stati posti in cassa integrazione con un accordo fatto dall'assessorato al lavoro, che anche su quello, insomma, abbiamo dovuto faticare non poco, perché sembrerebbe la storia, anzi no, è la storia infinita di Villa Russo, perché sul nostro percorso incontriamo tutti personaggi strani, tutti personaggi che tentano di ostacolare un percorso che è naturale, quello della salvaguardia di queste professionalità, come diceva lei, perché ovviamente noi non possiamo disperdere queste professionalità, che noi, io dico, ci dovremmo inchinare di fronte a questa gente, perché questi lavoratori hanno lavorato fino alla chiusura dell'azienda, la chiusura dell'azienda voluta dalla magistratura, perché ci stavano una serie di inadempienze. Questi lavoratori hanno lavorato fino al 22 dicembre, vantando 10 mesi di stipendio, hanno lavorato con professionalità e abnegazione. E tutti si dovrebbero inchinare di fronte a questi lavoratori, le istituzioni, la società civile, tutto il mondo. Allora, perché i lavoratori che cosa stanno facendo? Sono in cassa integrazione, stanno percependo lo stipendio, che cosa sta accadendo? I lavoratori... Come stanno andando avanti? I lavoratori stanno andando avanti per il momento con il sostentamento delle famiglie. Perché vantano... da quanti anni, da quanti mesi non percepiscono nulla? 8-10 mesi. 8-10 mesi che non percepiscono. La cassa integrazione è stata attivata, come le ripeto, con delle forzature da parte dei lavoratori e della parte del sindacato, perché ci sono anche, insomma, situazioni strane anche sull'applicazione di questa cassa integrazione da parte sempre di chi gestisce l'azienda, ovviamente tutta la massima disponibilità da parte dell'assessorato al lavoro. Praticamente ad oggi non hanno percepito ancora la cassa integrazione, perché questi iter burocratici, come diceva bene Rosario Concordio, sono sempre lunghi e non si tiene conto che praticamente qua c'è gente che da 10 mesi, nonostante ha prestato la propria opera assistenziale, umana specialmente, non prende soldi e non porta a casa niente. Noi su questo ovviamente stiamo spingendo, perché insomma in breve tempo si deve dare qualche sostentamento a queste famiglie, e saremo pronti, qualora non arrivassero subito queste risposte, ad attivare tutte quelle iniziative che riterremo più opportune. Che cosa accadrà? Questo decreto dice che ci saranno degli interessi affinché le case di cura Villalba e appunto Villa Russo verranno assorbiti i volumi di prestazione, cioè ossia i posti letto e i dipendenti in altre strutture. A questo bando chi ha partecipato? Sappiamo qualcosa? Quali sono le case di cura che hanno partecipato? Ad oggi sappiamo che ci sono delle case di cura interessate ad assorbire i livelli assistenziali e i livelli occupazionali. Sappiamo che ci sono fondi non ufficiali, ovviamente, perché il bando è ancora in corso. Sappiamo che già sono arrivate delle proposte per assorbire questi posti letto e questo personale. Sono 3-4 progetti che poi in effetti verranno valutati da una commissione regionale. I tempi saranno brevi, penso, fra qualche mese sapremo. Più brevi, brevissimi devono essere. Brevissima, beh, ma noi purtroppo ritorniamo sempre allo stesso discorso. La burocrazia
e il decreto purtroppo come è stilato ha dei tempi, quindi noi vigileremo su tutto l'iter che questo decreto deve fare, vigileremo affinché insomma, si garantiscono tutti i livelli occupazionali per le aziende che faranno richiesta. Qualora insomma, questa cosa non sarà garantita, ovviamente ci saranno insomma, azioni da parte nostra, perché di fronte, le ripeto, di fronte a questi lavoratori non possiamo mai abbassare la testa. Concordo. Cioè. Questi lavoratori speriamo che avranno una ricollocazione. Devo dire che io me ne sono occupato anche lo scorso anno di Villa Russo. Mi pare che gravitavano almeno altre 200 unità di consociate, cooperative, insomma, e altri servizi all'interno della struttura che queste altre 200 persone non avranno una ricollocazione. Poi, che è un dramma, questo effettivamente è stato un dramma, lo possiamo definire, no? Mezzo massimo, un dramma sociale nel senso vero del termine, sia per un'area che per anche gli indotto, perché non credo che si riuscirà, anche se si è spinto sotto questo versante, non si riuscirà per quell'indotto, anche se autonomamente si stanno muovendo. Io dico che secondo me, ecco, come dicevamo prima, i tempi sono quelli che in tutta questa vertenza hanno logorato, e non solo. Guarda, io ancora oggi mi chiedo come si è fatto, come hanno fatto tutti i lavoratori di Villa Russo, insieme al sindacato, insieme al coordinamento stesso dei lavoratori, ad avere questa capacità, volontà, questa grinta di andare avanti contro dei meccanismi burocratici che in molte occasioni ci hanno frenato e ci hanno fatto perdere tempo, con tutto il problema che avevamo comunque degli stipendi che non venivano retribuiti, con tutti i problemi familiari conseguenziali, però con tutto ciò l'obiettivo primario si è raggiunto, che è passato il concetto, almeno per ora, anche se è stato codificato attraverso il decreto, che non si perderà un posto di lavoro. Noi saremo attentissimi, già lo stiamo facendo stamattina, praticamente già c'è un gruppo di lavoratori che presidia un ufficio regionale, che è quello che sovraintende ora l'iter procedurale di tutto il decreto e del bando, eventualmente conseguenziale, dobbiamo ancora capire l'interpretazione che alcuni funzionari danno del decreto, però ecco, noi facciamo un invito a tutte le istituzioni competenti, ecco, di dare il giusto supporto e contributo al di là della burocrazia lenta che in molte occasioni ci ha frenato, per rapidizzare al massimo, perché ci stanno più di 300 famiglie che effettivamente in queste condizioni non possono più vivere. Bene, il tempo a nostra disposizione è noi vi diamo appuntamento al solito orario, sempre qui a Televomero venerdì prossimo. Noi vigileremo su questa situazione. Volevo concludere dicendo al Presidente Caldoro, lei che è stato sempre sensibile, io lo rispetterò sempre, di intervenire concretamente su questa situazione. Ha capito benissimo che ci sono molti lavoratori che, ahimè, non riescono a mandare avanti le loro famiglie. Io credo che le istituzioni debbano veramente dare un'accelerata importante affinché questa situazione venga delineata. Un saluto ai miei telespettatori che mi seguono sempre. Voi sapete che c'è l'email buonasanità@virgilio.it dove scrivete sempre le numerose email per far sì che io venga a sapere di nuovi casi di sanità e su cui poi me ne posso occupare, e quindi io vi sarò sempre vicino. Un saluto a tutti, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.